Sono il presidente di un'associazione di categoria, ASSIEME, che è proprio l'acronimo di Associazione Italiana Energia Mineolica. Ci occupiamo ormai da parecchi anni, 7-8 anni, di questo specifico settore e difendiamo, diciamo, gli interessi degli operatori del settore. Io stesso sono un operatore di questo settore diretto, insomma, faccio parte, diciamo, di questa famiglia di costruttori, distributori, eccetera, di macchinari. Di questo genere, insomma. Il punto fondamentale è che il settore sta vivendo dei momenti veramente alterni. L'Italia viene vista come, da noi italiani, come un paese difficile. In realtà, confrontandosi con gli operatori esteri, scopriamo che non stiamo messi male, anzi, stiamo decisamente messi bene. Questa presentazione che ho ritradotto in italiano per la prima volta, l'ho fatta prima in inglese e poi ritradotta in italiano per voi, è stata portata 2 settimane fa circa a Intersolar Monaco, dove c'è stato il congresso mondiale sul mineolico. Era presente anche l'ingegner Peppoloni, che è qui con noi oggi. E proprio questo scambio di idee che noi facciamo ogni anno, ogni 2 anni con le altre associazioni di settore nel resto del mondo, ci fa capire quanto in realtà siamo anche fortunati sotto tanti punti di vista. Purtroppo, comunque, non riusciamo a valorizzare in assoluto questa fonte, ma così come molte altre fonti, il fotovoltaico stesso, eccetera, non tanto per un problema di regolamentazioni, un problema di incentivi, eccetera, quanto per un problema di mancanza di informazione. Non passa da parte del governo, perché la responsabilità ovviamente di chi ci dovrebbe informare o chi vi dovrebbe informare, perché noi siamo informati, chi vi dovrebbe informare, non passa il messaggio sulle rinnovabili, cioè sulla facilità, sui costi, sui vantaggi. Questo messaggio purtroppo è totalmente schermato e questo ci pone in una situazione veramente paradossale. Abbiamo i mezzi, abbiamo le aziende, abbiamo gli incentivi, ma non abbiamo i clienti, perché i clienti, se non vengono formati da chi li vende, e questo non è sempre una cosa corretta, perché dovrebbe essere qualcuno terzo, come un'associazione, per esempio, a formarli, e i clienti non sanno che esistono queste possibilità. Scusatemi la semplificazione, perché questa, essendo nata per spiegare la situazione del nostro mercato a degli stranieri, il nostro mercato è un mercato estremamente particolare, e i nostri regolamenti sono estremamente difficili da spiegare ad altre persone che hanno invece sistemi e schemi incentivanti, eccetera, molto semplici e molto lineari, quindi è un po' più semplificato. Però di base è quello che è interessante vedere: come si è evoluta la tariffa incentivante e di conseguenza come si è mosso il mercato in Italia. La prima tariffa incentivante che abbiamo avuto, la prima tariffa omnicomprensiva o onnicomprensiva, perché pure su questo il governo è riuscito a sbagliare: in una legge la chiamava onnicomprensiva con 2 N, in un'altra legge la chiamava omnicomprensiva con MN, e questo fa capire quanto sono scritte bene le leggi, se nemmeno si riesce a utilizzare sempre la stessa parola su diverse leggi. Il primo programma è partito al gennaio, 1 gennaio 2008, è scaduto nel 31 dicembre 2012 ed è quello che ha fatto partire il mini e microeolico in Italia. Aveva un'incentivazione molto interessante, circa 300 euro a megawattora, messo in rete, uniformato per tutte le potenze, da 1 a 215, a 200 kW, quindi non dava una discriminazione in base alla potenza, che invece è la prima cosa che abbiamo chiesto poi nell'aggiustamento successivo. Durava 15 anni e tuttora abbiamo macchine incentivate, poi vedremo anche più o meno i numeri. Il secondo programma era nato nel 1 gennaio 2013 ed è una legge che abbiamo fatto in parte anche noi, ed è scaduto ufficialmente il 31 dicembre 2015, ma poi tra una cosa e l'altra è stato prorogato, almeno per quello che riguarda il mini e microeolico, fino ad adesso, cioè fino, lì è sbagliato, è 30 giugno 2017, c'è un errore sulla scheda. E già venivano create 3 classi principali di potenza, almeno per quanto riguarda il mineolico. C'è una prima classe da 1 a 20 kW compresi, e l'incentivo era molto interessante, è tuttora attivo in realtà per alcuni giorni ancora, di circa 291 euro a megawattora per una durata di 20 anni. Di fatto, fatti i conti, questa parte era più interessante del precedente. È la prima volta che si è avuto un incentivo che è stato per il consumatore finale o per l'investitore migliorativo rispetto ai 30 centesimi, 300 euro a megawattora per 15 anni che c'erano precedenti.
Poi è stato sprintato, calato per le macchine da 20 a 200 kW, 268 euro al megawattore, poi una tariffa ulteriore sopra i 200 kW, però molto poco interessante per il nostro mercato. Adesso attualmente abbiamo un'ultima tariffa omnicomprensiva che partirà dal 1 luglio 2017 e scadrà il 31 dicembre 2017. Stiamo comunque lavorando con il governo, noi, ANEV e altre grandi associazioni, così come noi, il coordinamento FRI che ci riunisce, per fare un rinnovo almeno triennale di questa tariffa incentivante partendo da questa base. Sicuramente non credo che otterremo di meglio che partire da questa base, perché ovviamente abbiamo una forte resistenza a prolungare delle incentivazioni che secondo noi hanno un senso, perché incidono molto poco sul bilancio economico, ma incidono molto per esempio sul bilancio delle aziende, nel senso che sono nate moltissime aziende meccaniche o riconvertite eccetera, soprattutto italiane, che lavorano specificamente in questo settore, che hanno fatto degli investimenti, per cui ora tagliare gli investimenti dopo magari un anno e mezzo, due anni dalla creazione dell'azienda è un vero peccato. Ci vorrebbero almeno un respiro triennale per potergli permettere di sviluppare un mercato, creare una tecnologia affidabile, capire dove si possono ridurre i costi, che è uno dei problemi principali del mini e micro eolico. Come diceva prima il dottor Rizzo, consumatori avevano chiaramente individuato le pecche del mini e micro eolico, pur non essendo esperti, cioè il costo elevato in rapporto ai watt prodotti per la tecnologia ed anche la parziale affidabilità o mancanza di produzione in generale. Però su questo forse dopo il professor Battisti potrà dire qualcosa di più, perché poi non è sempre colpa delle turbine, in realtà abbiamo magari turbine eccezionalmente performanti, ma quando sono montate a 5-6 metri, 10 metri d'altezza in zone che non sono ventose, ovviamente non si può pretendere miracoli. Magari se le montassimo a 90 metri, dove sono le grandi turbine multimegawatt, farebbero delle performance eccezionali. Ecco qua, questo fa vedere come si è evoluto il nostro mercato. I numeri che presentiamo sono numeri tratti dal GSE e soltanto diciamo nell'anno 2015-2016 il GSE non ci ha dato i numeri, quindi sono numeri stimati. Ma da quest'anno, dall'inizio dell'anno, abbiamo un fantastico strumento finalmente operativo, che è l'ATLA impianti del GSE, che ci permette di separare ogni singola fonte, ogni numero, ogni regione, tutto quanto. Infatti grazie a questo abbiamo oggi l'Italia, il mezzo più sofisticato tra tutti quelli con cui ci siamo confrontati in tutto il mondo, dai cinesi, americani, canadesi eccetera, il mezzo più sofisticato per individuare perfettamente come si evolve il mercato, le macchine installate eccetera. E in questo vedremo anche, perché alla fine ho aggiunto proprio stamattina una slide sul mercato mondiale e si vedrà che i dati degli altri paesi sono fermi al 2015. Noi addirittura siamo al maggio 2017, ma avremmo potuto fare anche a giugno 2017, tanta è la precisione del sistema. E ecco l'evoluzione, come si è mossa? Si è mossa in questa maniera: nel 2008 è partita e ha cominciato a crescere linearmente ed è cresciuto senza mai fermarsi. Siamo arrivati adesso, a maggio, a circa 113 megawatt-ora, megawatt installati, e di fatto siamo il quarto mercato al mondo. Quindi non ci possiamo lamentare, in questo specifico settore siamo molto forti, nel fotovoltaico siamo ancora più forti, pur essendo fermi da 3 anni. Quindi è comunque l'Italia oggi è in posizione di privilegio rispetto agli altri paesi, sia come potenza installata, sia soprattutto come incentivi diretti o indiretti, che siano fiscali oppure tariffe incentivanti. Allora, il presente. Questi sono punti semplici, chiave, però che fanno capire come il mercato si muove. Gli impianti da 1 a 60 kW sono i più facili da installare, lo sappiamo, hanno bisogno, a secondo delle regioni, perché anche qui ogni regione si muove in maniera autonoma, o la comunicazione semplice o la segnalazione certificata di inizio attività. Quindi pratiche semplici, che se non fosse per la burocrazia a livello locale, quindi in genere comunale, che gli operatori trovano, sono procedure che dovrebbero andare da un mese al massimo a 2 mesi, 3 mesi. In realtà spesso e volentieri si protraggono per oltre 6 mesi, quindi questo fa capire perché l'investimento a lungo termine deve essere assolutamente necessario.
hanno le tariffe incentivanti garantite entro i 60 MW, così è stato in questi anni, di capacità annuale, ma essendo il GSE sempre indietro nelle letture, in realtà di fatto possiamo dire che non hanno mai problemi di incentivazione, perché vengono sempre messi prioritariamente avanti agli altri impianti, quelli cosiddetti a registro che vedremo dopo. Gli impianti sopra i 60 kW hanno problematiche burocratiche estremamente più complesse, e per cui di fatto, anche lì in base alle regioni, che di fatto devono essere inseriti in un registro specifico per ottenere l'incentivo. Spiegare questo registro agli stranieri è praticamente impossibile, perché facciamo fatica spesso e volentieri a capirlo pure noi. È un registro che era nato con l'idea di privilegiare le piccole macchine e poi solo dopo le grandi, poi invece si sono accavallate le richieste, è stata data priorità alle vecchie, per cui ci siamo trovate macchine da 1 MW avanti alle macchine da 60 kW, insomma è una situazione tipicamente italiana sotto questo punto di vista. Comunque è comunque molto più difficile ottenere, considerando che l'ultimo registro si è chiuso ad agosto 2016. Mediamente 6 mesi prima esce il registro rispetto all'incentivazione. Se oggi non abbiamo una legge nel 2018 e non abbiamo di conseguenza nemmeno un registro a cui scrivere le macchine, per cui siamo totalmente fermi per quanto riguarda sopra 60 kW. È chiaro quindi che lo schema legislativo italiano favorisce le macchine al limite di potenza nelle differenti categorie, e di conseguenza indichiamo come macchine migliori e quelle che hanno più mercato la macchina da 20 kW, soprattutto per questi 6 mesi finali, perché avrà un'incentivazione più alta, e le macchine da 60 kW, che sono state quelle che hanno cavalcato maggiormente il mercato negli ultimi 2 anni, e le macchine fra i 100 e i 200 kW, a parte le problematiche del registro, perché erano anche loro al limite appunto dell'incentivazione. Faccio notare un'altra cosa: il mercato italiano non dà, nel mercato, i regolamenti italiani non mettono un limite sulle dimensioni delle macchine. Ciò significa, questo è molto importante per i consumatori, tutti noi lo ripetiamo, ma è difficile far capire a un cliente finale, a un consumatore, a chi vuole investire, che le macchine producono in base alla dimensione, per cui se una macchina è piccola produce poco e non potrà mai fare i miracoli di produrre come una macchina grande. Questa particolarità del mercato italiano di non mettere una relazione tra la dimensione, la potenza, perché non c'è una certificazione, eccetera, permette poi che si arrivi sul mercato con macchine estremamente performanti e ovviamente costose, quindi molto molto grandi, e macchine molto piccole che sono totalmente invece incapaci di produrre la potenza che viene promessa. Prendendo l'esempio delle 60 kW, che sono le macchine più stallate in Italia, abbiamo macchine sul mercato da 14 metri di diametro e macchine da 37 metri di diametro, tanto per capire gli estremi. Fra una e l'altra possiamo dire che passa, non lo so, 3 volte, 4 volte la potenza in kilowattora prodotta annualmente, quindi pur avendo lo stesso incentivo e costi che in realtà non sono nemmeno così tanto lontani, la produzione finale per il cliente è molto diversa, quindi anche il ritorno del business plan, eccetera. Queste sono cose che sembrano banali per noi, ma per i clienti non lo sono. Il cliente compra quello che qualcuno gli propone, quindi è importante avere una chiara idea delle fondamenta di questo settore. Allora, il presente, il futuro. Come spiegato già prima, stiamo lavorando per un proseguimento di questa tariffa incentivante. Abbiamo in mente quello che il governo vuole, cioè non sforare il tetto dei 5,8 miliardi l'anno di spesa specifica per tutte le ferre elettriche, cioè le fonti rinnovabili, eccetto il fotovoltaico. Sappiamo che questo limite non verrà mai sforato nei prossimi anni, perché c'è un conteggio abbastanza affidabile già fatto dal GSE che fa vedere come, a fronte anche di una crescita degli impianti, c'è una dismissione dei vecchi impianti, soprattutto parliamo della parte che riguarda i certificati verdi, che stanno cominciando a scadere, ormai hanno cominciato quest'anno e scadranno per i prossimi anni regolarmente, che sono cifre che indicativamente sono fra i 100 e 150 milioni di euro l'anno, visto che in realtà in particolare il minieolico ne prende pochissimo di queste e poi viene quasi tutto dall'eolico, quindi sarebbe anche corretto che ritornasse all'eolico se uno volesse essere un po' più equilibrato. E sappiamo che non avremo problemi, ovviamente, se abbiamo in mente di mantenere questo tetto, il governo ce l'ha, non so se sia sostenibile o no, questo non è un problema in realtà mio di capirlo, ci sono per questo il Ministero delle Finanze che dovrebbe capire se è sostenibile o no. Comunque, a fronte di questa normativa, sappiamo che un problema finanziario non c'è.
quindi è solo un problema legislativo. Qui si vede anche come si è evoluto questa spesa di 5,8 miliardi, è interessante perché si vedono le varie leggi come hanno preso. Qui è un punto è generico, qui invece è molto più interessante perché è preso dal GSE e si vedono esattamente come sono andati i numeri in questi anni. Il CIP 6, dove l'eolico ha preso praticamente niente, e qui ci sta non solo il piccolo ma c'è anche il grande, quindi deve essere chiaro. I certificati verdi, dove invece il grande e medio eolico ha cominciato a essere importante, in crescita, 1.325 milioni di euro, e quindi è questo quello che oggi stiamo dismettendo e che sta rialimentando a sua volta questo tetto, chiamiamolo, di spesa annuale. La prima tariffa onnicomprensiva, che è quella appunto che si chiamava onnicomprensiva, come si può vedere questa è scritta dal GSE e non da noi, dove l'eolico ha preso soltanto 5,3 milioni, quindi niente, infatti si vede abbiamo visto l'andamento del mercato dal 2008 in poi, erano numeri molto piccoli. La seconda, che è quella attuale, in cui l'eolico invece è cresciuto improvvisamente, 131 milioni di euro, ed è il boom delle macchine da 60 kW che abbiamo visto negli ultimi 2 anni. E questa è la terza, che per quanto non riguarda ancora il mini eolico, ha già delle parti impegnate perché riguarda il grande ed altre fonti, e già impegnate in questi primi 6 mesi. Qui è molto interessante capire come l'eolico ha avuto un boom, cioè il boom delle installazioni, il boom dei kilowatt, il boom della spesa finanziaria, tutto ritorna molto molto chiaro, mentre nella prima tariffa onnicomprensiva si vede il boom, se è stato delle macchine a biogas, cioè dei grandi impianti a biogas, bioliquidi, in particolare il biogas che qui nel nord ha costituito forse una fonte di reddito importante per moltissime aziende. Questo è il report che noi presentiamo ormai da tanti anni, eccetto negli ultimi 2 anni il GSE non ci aveva dato i numeri, quindi li abbiamo stimati in base a una lineare, insomma una curva lineare, e è una cosa che ormai facciamo da 6-7 anni e sono i numeri che vanno a livello mondiale, cioè a livello mondiale World Wind Energy Association usa i nostri numeri per poi mettere sul mercato e capire come l'Italia si è evoluta. E, vabbè, ci sono le stesse cose che abbiamo visto prima, fondamentalmente il fatto che gli impianti, questo è importante, me lo diceva sempre qualche costruttore di macchina piccola, quando parliamo di impianti noi vediamo un impianto, ma non è detto che sia costituito da una macchina, potrebbero essere più macchine su un unico sistema, lo segnaliamo giusto per far capire che non è sempre, ogni installazione non è necessariamente una singola macchina. E abbiamo fatto una suddivisione molto dettagliata quest'anno, grazie proprio a questo fantastico software che ha creato il GSE, siamo riusciti a fare 9 classi di potenze primarie, potremmo farne anche quante ce ne pare, in realtà però con 9 si comincia a identificare ogni singola macchina ed è interessante per i costruttori perché possono capire il loro mercato quanto vale realmente per singola macchina, per allaccio elettrico, quindi chi allaccia in monofase, chi allaccia in trifase, per classe di incentivazione eccetera, è molto dettagliato, è uno strumento che ci viene richiesto fondamentalmente dagli associati oltre che all'estero. Arriviamo fino a 250 kW di potenza, anche se da noi le macchine a 250 kW di fatto non esistono, attualmente risulta il GSE solo una macchina, quindi non è molto interessante, ma per gli stranieri lo è e quindi noi la inseriamo sempre nel report. Ecco come oggi sono suddivise le macchine, questa è la potenza installata in Italia a maggio 2017, circa 113 MW di potenza. Come si vede 71 MW sono le macchine fra i 40 e i 60, di fatto tipicamente sono tutte macchine da 60, 59, qualcosa da 50, da 40 non esiste praticamente niente ed è un mercato fondamentalmente fatto da macchine italiane e da una buona fetta di macchine canadesi, poche macchine cinesi, ma quindi è un mercato italiano, fatto dalle aziende italiane, quindi questo è molto importante, così come l'altro mercato importante che è quello delle macchine fra 100 e 200, 29 MW, anche queste sono quasi tutte macchine italiane, tra parentesi in questa fascia è molto interessante, le macchine diventano più interessanti delle 60 perché è la prima fascia su cui i costruttori cominciano a lavorare su un discorso economico, cioè si comincia a studiare come fare ad abbassare il costo delle macchine, mentre sulle macchine a 60 o non ci sono riusciti oppure non lo so, insomma c'è qualcosa che non funziona bene, le macchine da 200 cominciano a essere macchine economiche e quindi stanno molto meglio sul mercato delle macchine da 60.
Come vedete invece le macchine piccole hanno una presa estremamente limitata, insomma, a parte l'unica macchina 250, che è quel numero 250 che vediamo là sopra, le macchine di piccola fascia sono quegli spicchi molto molto piccoli che si vedono in alto, le macchine da 1 a 3 kW, da 3 a 6 sono appena 493 kW, le macchine da 6 a 10 sono 1250 kW, quindi numeri molto poco importanti. È più interessante la parte che riguarda il numero di macchine. Qui si vede esattamente quante macchine sono installate, o almeno risultano al GSE allacciate, funzionanti e tutto. 1234 nella fascia 40-60, che è un numero estremamente elevato, estremamente per tutti i mercati del mondo, perché, come ho spiegato prima, è stato il famoso boom delle 60 kW. Poi ci sono 74 macchine nella fascia, no, sì, 74 nella fascia, mi ricordo, sì, tra i 20 e i 40, anche interessante, e 150 macchine nella fascia 100-200, che di fatto sono quasi tutte 200 kW, molto interessante anche questo, e poi pochissime invece nelle macchine piccole, 78-93 nelle fasce base, insomma, installazioni che di fatto oggi non giustificano una vera e propria filiera costruttiva allo stato attuale, quindi bisognerà ragionare su come rendere queste macchine più interessanti. Quello che non si vede nei numeri GSE, che però noi sappiamo perfettamente, almeno noi operatori di mercato, sono tutte le macchine fantasma. Cioè qui risultano macchine che sono allacciate ufficialmente, registrate e censite, che o prendono l'incentivo o comunque sono state censite, anche nello scambio sul posto. Risultano invece migliaia di macchine sul mercato italiano che non sono assolutamente censite, sono o in scambio sul posto o totalmente in off-grid. È lì dove le piccole macchine che qui non appaiono in realtà la fanno da padrone. Qui noi vediamo 170-160 macchine ufficialmente censite, ma sappiamo per certo che ci sono almeno un megawatt e mezzo di macchine non esistenti, cioè macchine fantasma che stanno sul mercato. Quindi sono migliaia e migliaia di macchine che sono in impianti off-grid non dichiarati o comunque non, che non necessitano di essere dichiarati, o in scambi sul posto non dichiarati. Questo noi operatori lo sappiamo perfettamente, perché sappiamo i numeri che vendiamo, da qualche parte queste macchine finiscono, quindi sono macchine che non hanno mai richiesto l'incentivazione perché non gli importa niente, gli basta uno scambio, a volte dovrebbero essere censite ma non lo fanno perché è più il costo del censimento che non della macchina stessa. Anche queste sono cose che andrebbero corrette, perché uno deve avere un costo di censimento, di allaccio con il contatore eccetera, che supera il costo e i vantaggi della macchina, è fuori dal mondo, questo di fatto limita il mercato. Ecco qua, questo è interessante, volevo farlo vedere al responsabile del Trentino. Qui si vede, è una rappresentazione reale, se poi andassimo a ingrandire si vedrebbe proprio le migliaia di puntini come crescono. Questo è dove sono le macchine in Italia. Lo vedremo come numeri, però vederlo visivamente fa più impressione. È ovvio che le macchine sono nelle zone ventose. Le zone ventose sono oggi Sicilia e Sardegna, che sono i nuovi mercati degli ultimi anno e mezzo, ma soprattutto in Puglia e in Basilicata, dove questa foto, questa immagine non rende, perché se fosse ingrandito i punti sarebbero veramente tantissimi, perché sono tutti concentrati lì. E poi una fascia nella parte centrale dell'Italia, e macchine che si contano effettivamente con le mani, insomma con le dita, nella parte a nord, soprattutto questa qui. Quindi è evidente che il mercato si è mosso in un certo modo. La fonte la fa da padrone, però forse si potrebbe anche fare un'uniformità migliore, ecco, di distribuzione. Queste macchine fra 1 e 250 kW, esattamente le stesse che abbiamo visto prima, qui sono rappresentate sulla carta italiana. Ora vediamo proprio i numeri per regione. Questo è interessante perché abbiamo per esempio come in assoluto come potenza installata, la prima regione d'Italia è una delle più piccole in assoluto, che è la Basilicata, e questi numeri sono numeri che si sono evoluti in maniera molto particolare. Se noi andassimo a vedere solo un anno o due anni fa, scopriremmo che la Basilicata era molto indietro. La Basilicata ha avuto un boom immediato di installazione negli ultimi due anni perché ha montato tantissime macchine da 200 kW, lo vedremo dopo. Perché? Perché la legislazione locale ha favorito questo tipo di macchine e di conseguenza è nato il boom. Cioè dove le leggi ti permettono di fare qualcosa, gli investitori vanno. Se le leggi fossero uniformi forse gli investitori andrebbero dovunque, però ecco, diciamo che si muovono rispetto a dinamiche di mercato legate fondamentalmente alla burocrazia, prima di tutto.
La Puglia è sempre stata la prima, invece è passata in seconda posizione. La Sardegna e la Sicilia in particolare sono regioni che sono cresciute in un anno e mezzo, non avevano numeri quasi 3 anni fa. Quindi è stata un'evoluzione molto molto particolare. Poi vabbè, prevediamo il Trentino a 73 kW, credo siano 3-4 macchine installate, effettive insomma. E vabbè, insomma, questa è la situazione, qui si vede molto chiaramente. Se andiamo ormai sul numero degli impianti, invece vediamo che la Puglia ha più impianti di tutti e supera la Basilicata, proprio perché in Puglia ci sono più macchine da 60 kW rispetto alla Basilicata, quindi più macchine di minor potenza. Le altre, più o meno le altre regioni seguono una linearità similare. Anche qui si vede il Trentino dove finito, eccolo, infatti vi ricordo 4 macchine, l'avevo vista, 4 macchine installate contro le 478 in Puglia, che effettivamente è molto, cioè la Puglia è estesa e c'è molto vento evidente, però la Basilicata non è molto estesa, ne ha comunque 435, quindi si potrebbe fare di meglio, credo. Per esempio nel Lazio noi abbiamo solo 16 macchine censite, eppure c'è una fascia intorno a Viterbo eccetera eccetera che risulta essere interessante come ventosità. La costa è in parte interessante, purtroppo questa è la situazione. E credo dipenda fondamentalmente da questo, solo dalla burocrazia e dalla facilità che l'operatore trova quando va a parlare con i comuni locali. Questo l'ho aggiunta stamattina proprio perché ce l'hanno data al World Wind Energy Association. Qui si vede l'Italia del 2015 che sta a circa 60.000, noi l'abbiamo messa a 70.000, ma insomma i numeri erano quelli, erano stimati in quel periodo, e siamo il quarto mercato al mondo. Vi posso dire anche che nella relazione che ha fatto il World Wind Energy Association l'Italia è al numero uno come crescita mondiale, e soprattutto nelle macchine a 60 kW risulta essere la numero uno. Le altri paesi lo sappiamo, la Cina è stata, numeri che sono inavvicinabili per chiunque, gli Stati Uniti continuano a mantenere una leadership che è stata superata dalla Cina, e l'Inghilterra adesso si comincia ad appiattire, per cui questi numeri in realtà non stanno crescendo più come prima perché le incentivazioni sono state elevate. Subito dopo veniamo al quarto mercato del mondo. Arrivederci e grazie.